Raga, sentite a me, ma Spider-Man dei Balcani? Oh, e l'ombre aragna? Vabbè, cazzata a parte. Stavamo parlando a Yuri, l'amica peggiore che sia mai esistita. Questa arriva e mi dice: ti tollero. Ecco, Diaz, sto facendo il lavoro di 300 dei tuoi poliziotti di merda. Ma vedi di sganciarmi un bonifico, non mi rompere i coglioni che non c'ho più una casa in cui tornare. No, veramente, raga. Cioè, Peter che ha messo veramente male con l'affitto, voi non avete idea. E sostanzialmente le cose vanno che MJ, perché vuole fare lei a tutti i costi la storia, gli chiede cosa fare con quella maschera. Peter gli dice che lo porta a questo Martin Lee, perché a quanto pare laurea in storia dell'arte, per scoprire se gli può dare qualche dettaglio in più. Peter, non lo so, mi sembra un po' troppo sottone per MJ. Sì, Peter, dai, su. Sai che c'è di meglio, non ti devi accollare tutto. Ma che cazzo te ne fai? E quindi andiamo a portare questa maschera dal nostro Martin Lee. Andiamo. Prima però, pausa pretzel barra bagel. Lecator, che tra l'altro starà sicuramente guardando i video di un certo Lentones. Grande Pietro a sostenere il canale. Quindi andiamo nell'ufficio di Martin Lee, gli facciamo vedere questa grandissima maschera e iniziamo a vedere che c'ha un cambio di espressione, dove si chiede: dove l'hai trovata? Forse che lo sai, brutto pezzo di merda. Vede il simbolo dietro e dice che si può tradurre con demone. E poi, boh, ci rimane male. Dice che il padre gli leggeva storie da fantasmi, si spaventava tanto, povero cucciolo. E suggerisce caldamente a Mary Jane di stare alla larga da tutto quello che ha a che fare con questa maschera, perché è in pericolo. E quindi Pietro, insomma, chiama MJ e gli dice: ascolta, il simbolo che c'è dietro vuol dire demone. Il demone, Getz. Quindi la situa è una merda. Ovviamente MJ ascolterà? Ma certo che il cazzo che no, zio cane. Mezzo che se le succede qualcosa, vai lì, dici: cazzi tuoi, Spider-Man non viene più. Usciamo dal feast, che a quanto pare dalla notte al giorno siamo rimasti lì tutto il tempo. Ci chiama il nostro boss Otto Octavius, anche lui grande infamone, e ci dice di andare in laboratorio, che dobbiamo fare cose dalla laboratorista. Grande laboratorista. Noi ci dirigiamo lì, vediamo che sta sperimentando una specie di protesi avanzata su questo tizio che poveraccio ha perso il braccio. E indovinate chi fa la sua comparsa? Norman fottuto Oscorp, che raga è il fottuto sindaco della città. E per cosa si palesa? A me Otto non mi sembra che abbia tutta questa grande espressione, perché tu dici si palesa e chissà che cazzo ha fatto. Tira fuori una di quelle scuse burocratiche per cui dice: tu non puoi più fare il tuo lavoro qua, quindi ti tagliamo i fondi, e se ti va di fare ancora queste grandi sperimentazioni scientifiche, vieni a farlo alla Norman Oscorp Corporation. Qua la messa in culo sia a Otto che a Peter, che ovviamente se a Otto non gli arrivano i fottutissimi soldi, non può neanche pagare Peter, che già sta messo con le pezze al culo, poveraccio. E quindi gli dice: guarda, adesso cerco di riflettere un attimino sulla situazione, e intanto vai su Indeed e cercati un lavoro, perché qua è una merda. Minchia, oh, ma come gli hanno venuto a questi qua di trovare quelle posizioni strafighe, di fargli fare a Peter? Ma beccatelo sta schermata di caricamento, oh, ma guardatelo che trick. E quindi noi quello che faremo adesso è andare su Google e scrivere: fattorino pizzeria, pizza kebab, kebab senza cibolle, brand kebab, vuoi le zabebzi? Niente bebzi? Ah, ok, va bene, amico mio. Con cibol, beberon? Beberoni? Ok, va bene, capo. Sicuro che non volere sa bebzi? Va bene. E quindi beccatelo che Peter ha già trovato il suo nuovo lavoro, ovvero andare in giro ad analizzare scoregge, letteralmente. Mamma mia, oh. Certo che a New York c'è qualsiasi tipo di lavoro, eh. Facciamo che meglio andare a picchiare Shocker, va, che magari ci pagano meglio. Sto scemo è andato a derubare una banca, beccati che si è portato tutti quei sacchettoni di cash. Mi sa che non gli è bastata la botta che gli ho dato la prima volta, zio cane. Hanno menzionato come è stato liberato da una guardia che a quanto pare non capiva un cazzo. Quindi a gara di pugni possiamo dire che l'ha vinta Peter? Non lo so. E quindi boss fight contro Joker. C'è Peter che mentre combattono lo dissa un attimino. La strategia è quella di buttargli addosso i detriti caduti dalla banca, così gli si toglie quella specie di scudo del cazzo, o comunque dopo un po' gli si toglie in automatico, mi sembra. Glielo sfondi in testa, poi in un primo istante siamo riusciti a catturarlo, poi inevitabilmente distrugge di nuovo tutto quanto. Quindi qua si è incazzato, inizia a tirar giù queste mega aure da Joker, che tra l'altro sono tante roba. C'è anche un gadget così che posso utilizzare, straforte. Però comunque un boss abbastanza easy. Gli fai fare i suoi giochetti di merda e gli fai crollare il mappamondo in gab, sto pagliaccio. Quindi ricatturato, ovviamente ha fatto tutto Spider-Man, poveraccio, nessuno gli dà mezzo centesimo. Ci dirigiamo in un presunto covo di Fisk. Ci sono state delle segnalazioni, ovviamente la nostra amica Yuri, il suo lavoro lo fa fare a noi. Quanto pare Fisk sta in contatto con i suoi soldati anche dalla prigione, solo loro sanno come fanno.
fare, c'hai i soldi, grande fisco. E ci rendiamo conto che loro sono in guerra con questi demoni, quindi puoi dire il nemico del mio nemico è il mio amico? No, sono tutti coglionazzi. Quanto pare c'hanno questi depositi che sono importanti per i demoni, che stanno rompendo i coglioni agli uomini di Fisk. A sto giro ho deciso di tentare un approccio un po' più silenzioso, non come le scorregge silenziose, anche se pure quelle sono letali, ma ficcare le ragnatele in testa a sti scemi e fargli a mo' di bozzolo. Sto giro abbiamo anche i cecchini, quindi quello che ho fatto è stato prima occuparmi di loro e poi pensare a tutti gli altri. E onestamente, raga, sono fiero di quello che ho fatto, perché sono riuscito a non allarmare nessuno. Super Peter Parco Stealthbot Activate, un animale. Quindi fatti fuori tutti. Arriva questa vettura della polizia, minchia, beccatela che macchina, che miseria. Questi sono i soldi statali, raga. E becchiamo questa gente qua, Jefferson Davis. Iniziano a comunicare, gli dice sì, non puoi perquisire. All'inizio sembra il cagacazzo di turno, poi però è molto chill, gli dice che c'ho il mandato. Stringono la mano, si chiama Jeff e attenzione, se ne esce con mio figlio ti adora. Sarà mica che il figlio si chiama Michele? Non lo so. Subito comunque mi è venuto in mente a Miles Morales. Bene, quindi dobbiamo fare anche il suo di lavoro. Andiamo a scoprire che cazzo c'è dentro questo deposito, questo magazzino. Utilizziamo delle nuove strategie con il gadget della ragnatela elettrica. Dopo aver risolto un paio di puzzle elettrificando le centraline in giro per il magazzino, siamo riusciti ad aprirne un altro, già completamente svaligiato, fino a quando non scopriamo che in realtà il pezzo grosso stava sotto il pavimento. Andiamo a vedere cosa c'è. Bam! Esplosioni, grande. Chi saranno mai? Ma sono di certo quegli infami lì dei demoni di minchia, che si stavano organizzando manco dovessero fare la terza guerra mondiale. Ovviamente il nostro fratello Jefferson Davis qua è parecchio a rischio, e quindi manda a noi andare a fermarli. E li pigliamo letteralmente, due fottutissimi furgoni con due ragnatele. Ma quanto cazzo è forte. Mezzo che si palesa sto scemo con la sciabola, tutta con la sua aura magnetica. Di che cazzo di aura di merda è? Ovviamente non ci fa un cazzo, perché cioè siamo comunque Spider-Man. Quindi gadget di qua, pugno di là. Stiamo migliorando parecchio il combattimento, specie con sti stronzi e specie con le schivate. Mamma mia, mio fratello Pietro. Quindi dopo averli picchiati tutti quanti, parte all'inseguimento dell'ultimo furgone che sta cercando di fare il fighiazzo del bottanazza. Guarda, tutto GTA. Tempo che riesco ad arrivare, piglio uno scemo che arriva, si sporge con la pistoletta, altro scemo che si sporge con l'altra pistoletta. Andiamo a prendere l'autista, pure lui con la pistoletta. Questi non impareranno mai. Perde il controllo del suo veicolo di minchia, ovviamente contro chi doveva andare a schiantarsi, se non contro il classico camion di betoniera gasolio che se esplode ciò belli. Non è che tu dici una Fiat minchia 500 che è 2 kg di No, ovviamente il fottutissimo betoniere con il cemento armato dentro. E quindi Pietro deve stare lì a tirarlo su, perché ovviamente cade dove c'è la mento. Quindi comunque va tutto a merda per Pietro. Sta per arrivare sto coglione a investirmi. Figa, il GOAT, l'MVP Jefferson Davis arriva in tempo e ci salva il culo. Poi sto scemo ancora in piedi sta col fucile d'assalto, mi tiro un destro, zio cane lo stende in un colpo. E grazie a questo gesto eroico e a Jefferson Davis siamo riusciti a sventare pure questi scemi pagliacci. Arriva pure Mudge, che ovviamente sta dove stanno tutti i cazzi degli altri. Madre di Dio, ma stai a casa, guardi una serie TV, zio porco, li devi sempre mettere in pericolo. Non sarà mica che ci avrà pure lei potere di Spider-Man che se lo può permettere. Mudge, ci devi dire qualcosa? Ovviamente va a rompere i coglioni pure alla gente che deve sapere informazioni di sto cazzo, perché così almeno ci si aiuta vicenda. E lo convince, gli dice dai, salta su, vieni che ti dico quello che devi sapere, su. Tra l'altro, regà, beccate, viste schermate di caricamento, ma che belle sono. Secondo me lì stava giocando a Clash Royale, stava tipo bestemmiando. Bene, in tutto questo Peter non ha più una casa, quanto cazzo mi dispiace. Praticamente entra e scompra che l'hanno sfrattato e gli hanno preso tutta la roba che aveva. Ovviamente è una merda, perché tra la roba che aveva c'era una chiavetta importantissima che conteneva delle informazioni su cui lui ha lavorato per anni, e ovviamente sono informazioni sensibili di Spider-Man. Quindi mo chiama un certo Eddie della Munnezza Team e si fa dire un po' dove poter andare a recuperare l'eventuale roba che gli hanno buttato, no? Quindi riesce ad arrivare in questo magazzino, non c'è un cazzo, si fa richiamare da Eddie, va alla ricerca probabilmente dei camion della spazzatura, quindi cerca lì direttamente la roba e minchia, finalmente un po' di fortuna per il nostro Pietro Parco. Dopo aver picchiato degli infami bastardi che, non lo so, stavano forse cercando di derubare un poveraccio che si occupa della spazzatura, riesce a trovare il suo borsone con dentro la chiavetta. E a quanto pare, installandosela, vede che c'è questo prototipo di una bomba ragnatela che ha un gadget
strautile. Lo costruiamo subito. Praticamente sfancula in mezzo secondo un gruppo di nemici. Strautile. Bam, tutti attaccati. Ci tornerà parecchio utile nel corso della mitica storia di Spider-Man. Finiamo di picchiarli a sti scimuniti. E mo l'obiettivo è trovare un posto dove dormire per Spider-Man. Mamma mia, quanto mi dispiace, poverino. È proprio messo male. In tutto questo non piglia un attimo di pausa per andare a salvare la gente. Cioè, ma vi rendete conto? È troppo il goal. Quindi sta iniziando a fare le prove un po' di come convincere MJ a probabilmente andare a dormire da lei. Il mentre che arriva, gli arriva questa notifica che l'articolo che ha scritto MJ su Jefferson Davis è stato pubblicato e lui verrà premiato come eroe. Qua tra l'altro abbiamo provato un nuovo costumino perché mi sembrava che il potere fosse bello, bello ciotto. Faceva un po' cagare il costume, ha detto proprio sincero, non è che mi faceva impazzire. Però, detto ciò, per cambiare un attimino, poi bello fluorescente, tutto illuminato. Non lo batterà mai nessuno quello di Dobby, parliamoci chiaro. Abbiamo risolto altre cose chimiche attraverso un mini ragnetto robotico, picchiato un po' di persone, e qua fa le sue introduzione una certa Black Cat. Boh, che cosa vorrà mai dal nostro Pietro? Non ne ho idea. Fatto sta che piazza ste fotocamere in giro per la città, bella tra l'altro col poster del Daily Bugle, tanta roba, e noi dobbiamo praticamente trovare sti indizietti che lascia in giro, che sono tipo i pupazzi suoi, no? Queste ovviamente sono side quest che si accumulano ad altre, e a completarle tutte quante con ogni probabilità presumo che ti lasciano un costume, magari qualche abilità, no? Ovviamente io nel mentre che vado in giro per la città le completo il più possibile, tra gli zainetti, le missioni secondarie, le basi, i nemici, tutti i figli di puttana, tutto quanto.